Per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, i componenti dei Leoni Sicani, associazione sportiva dilettantistica, nota per la sua squadra di hockey su carrozzina elettrica, hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca. Abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle mentali e culturali è l'obiettivo del sodalizio, spiega ai nostri microfoni la presidente Francesca Massimino. Non bastano quattro ruote per fermarci, perché quello che conta è la testa. E quando hai la testa libera puoi fare e puoi andare ovunque. Questo è quello che è. È che comunque non siamo le solite persone in carrozzina, ma nessuno dovrebbe essere così con il proprio handicap che si chiude in casa. Noi vogliamo uscire, siamo sempre fuori, in viaggio, fra lavoro e sport e quindi è vita sociale. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare oggi, ma oggi e per sempre. Con la vostra squadra vi state facendo conoscere non solo nel territorio ma anche a livello nazionale, ma non solo, voi promuovete anche iniziative di sensibilizzazione. Sì, noi siamo sempre alla ricerca di atleti, perché appunto come dicevo poco fa, stare a casa non fa bene, bisogna uscire, anche perché più siamo, meglio è. Il fatto che ci siano barriere architettoniche ancora oggi, questa è una cosa molto grave, però se siamo una sola persona, due persone, siamo troppo pochi. Bisogna che siamo molti di più, perché, come dico sempre, una noce in un sacchetto non fa rumore, ma tante noci sì. Quindi questo è il messaggio che lanciamo. Gli studenti dell'Amato Vetrano hanno potuto assistere a un vero e proprio match di hockey su carrozzina dopo l'esibizione delle cheerleaders della scuola. La squadra dei Leoni Sicani, il cui fondatore e capitano è Giuseppe Sanfilippo, è composta da 13 elementi, ma sono circa una trentina gli iscritti all'associazione nata nel 2010 a Santa Margherita di Belice, la cui sede, il Barbera Center, è divenuta un'area di incontro e di integrazione per tutta la comunità belicina, che conta di espandersi sempre di più. Lo sport è importante a qualsiasi livello e a prescindere se sei seduto su una sedia o se sei all'impiedi. Lo sport fa integrazione, è uno strumento di integrazione universale che ci aiuta appunto ad interagire, ci aiuta a superare i nostri limiti e insomma, a porci sempre nuovi obiettivi. E penso che la nostra squadra sia un esempio lampante di tutto questo. Un'iniziativa, quella di oggi, fortemente voluta ed apprezzata dal dirigente scolastico Caterina Mulè, a suo tempo preside dell'Istituto Superiore frequentato dal capitano Sanfilippo. Per noi oggi questa giornata della celebrazione della disabilità ha un valore immenso, perché uno dei nostri obiettivi principali è proprio l'inclusione, l'inclusione di tutte le persone e quindi a maggior ragione delle persone diversamente abili, non con disabilità, ma diversamente abili, perché quello che occorre valorizzare è proprio questo aspetto. Hanno queste persone particolari difficoltà, ma eccellono invece in altri aspetti. Sono dei ragazzi che, come in questo caso, nella giornata di oggi, manifesteranno la loro abilità nelle attività sportive, ma anche nel campo degli studi scolastico riescono veramente molto bene. Uno dei ragazzi dell'associazione Leoni Sicani è proprio un mio ex alunno che io ho conosciuto quando insegnavo e che ricordo ancora con tanto affetto, non solo per l'approccio positivo alla vita, ma anche per il rendimento scolastico abbastanza elevato.